Invece nel programma è l'istruzione. Ecco, l'errore tipico, ve lo dico per evitarlo, è quello di dire con molta diciamo leggerezza: i programmi sono compilati e sono interpretati. No, perché esistono linguaggi di programmazione interpretati. F è una cosa che fa venire basic, che genera i effetti collaterali. Sapete cosa ho detto basic? L'export basic, l'export, non sono io, ha pronunciato queste parole: il basic produce gravi innovazioni alla mentalità politica. E a parte ovviamente lo scherzo, il clamore, però è la sostanza la cosa, è un linguaggio di programmazione nato senza struttura, nato la struttura sintattica del basic è veramente ignomine se dovete fare delle cose serie. E il basic è interpretato. Altri linguaggi, Python, Java, sono metà in metà. Allora cosa sono? Linguaggi di scrittazione di PostScript sono una cosa strana, no? Allora, sembrano le liste di proscrizione, detto così. Allora, perché se ne parla in sistemi operativi di script? Perché il script oggi viene usato principalmente in due ambiti. Un ambito è quello di server side, la lavorazione server side di siti web. Infatti troverete gli script, PHP, Switch, i CGI, cioè gli script che si attivano dal lato del server. Dall'altra parte invece un'altra applicazione degli script è nell'ambito dei sistemi operativi per fare operazioni automatiche di gestione. Scoprirete che nei directory di configurazione dei sistemi operativi sono presenti molti script. Tutta la directory /etc /in.it, di solito ormai le distribuzioni tendono a tenere tutti lì, ci sono, è pieno di script che servono per attivare e disattivare servizi. E allora andiamo a vedere come permette di automatizzare attività ripetute. Alla fine di questo modulo diventerete utenti più sofisticati del sistema utilizzandolo, come si vede, in modalità testuale e non con i disegnini. Quando i bimbi sono piccoli si dice: hai letto? No, guardo solo le figure. Ormai gli utenti dei nostri sistemi non sanno più leggere né scrivere, ma sono solo guardare le figure. E invece noi no. E inoltre gli script non occorre solo scriverli, ma occorre anche capirli, perché molte volte, posso dire la maggior parte delle volte, capita che occorra occuparsi degli script perché qualcosa non va, bisogna capire lo script è appassionato e vedere come si schianta. Ok? E quindi se volete tenere in funzione dei sistemi dovete comprendere queste cose, dovete saper gestire queste cose. Questo, ma non finisce qui, come diceva l'altra volta qualcuno. Dopo questo modulo c'è un modulo di alcuni thread sull'amministrazione di sistemi che mi mette in luce come queste cose poi sono utilizzate. Alcuni casi ovviamente non scopo l'intero corso di amministrazione, sarebbe anche inutile dal mondo,
fare. L'idea è che questi danno le idee base, poi non si può essere enciclopedici, per quello c'è Wikipedia che ha compiuto 10 anni. Ecco uno script bash. Parliamo di shell. La shell, questa è una novità di Unix. La shell al tempo stesso all'interno dei comandi, ma è anche un linguaggio e può eseguire script. Quindi la shell ha due valenze. Era già in embrione nei sistemi operativi precedenti. Mi ricordo che lo usavo quando facevo le scuole superiori in un sistema pre-Unix che si chiamava GCOS della Honeywell. Formalizzato e ottimizzato, nasce con Unix. La prima riga, che comprende un blank che non ci dovrebbe essere, l'abbiamo già visto, ve la ripeto. Quando exec, la piccola exec, quella che lancia l'esecuzione dei programmi, incontra un file di testo, lo interpreta eseguibile, cioè come print, cioè lo interpreta automaticamente come script. Cronistoria, all'inizio c'era una sola shell e quindi non c'era un grosso problema, veniva data quella shell. Poi è nata la System 5 e Berkeley, cioè quello degli eredi di Berkeley Labs e l'Università di Berkeley, e quindi nacque la C shell. Allora bisognava avere il modo per capire se uno script era da dare in pasto a Born Shell o a C Shell. Allora misero la regola all'inizio che se incontrava con una graffella, cioè che la prima riga del commento era C Shell, altrimenti era Shell. Poi invece è successo che le shell e altre cose che potevano essere usate come shell potevano essere molteplici, hanno inventato la sintassi dello sharp back, che appella un trascrivativo, e quello che segue è il fatto del eseguibile che dovete pensare che exec lancia dando come input questo, dando come input il file per l'elaborazione. La sharp è il commento. Poi vedete che ci sono strutture che potrebbero essere simili a quelle del linguaggio di programmazione, cioè la if, cioè ci sono degli assegnamenti, quindi ci sono delle variabili, però vedete che l'istruzione, come dicevamo prima, è il comando. Vedete che quell'assegnamento alias prevede come valore da assegnare il risultato in standard output dell'esecuzione di un comando, tra l'altro un comando complesso che guarda se modprobe serve per caricare serve per caricare o controllare un modulo. Qui listi i moduli, guarda se c'è un modulo, stampa un modulo, se non ricordo male il numero degli utilizzatori di quel modulo, e serve appunto perché o gli alias, comunque quello è il comando. Quindi là ci sono alcuni testi, se volete approfondimenti, sono un po' vecchietti. Il primo è anche online, ma esiste tantissima, tantissima documentazione su questo. Andiamo velocissimi. Ah vabbè, questo lo sapete già.
quella è la storia dei vari Unix. C'è stata una diaspora negli anni 80 e come Highlander Linux è rimasto l'ultimo baluardo. Ecco, la filosofia, questo è importante, multitasking, multitasking, ecco, ha l'idea di poter comporre come mattoncini dei Lego di fare comandi per fare comandi più complessi. Quindi è il filtro. Il terzo punto è stato a lungo uno dei problemi per la diffusione dei Unix tra gli utenti, cioè Unix è nato da programmatori e programmatori, non era un grande interesse, un grande affine per gli utenti finali. Solo che essendo progettato da programmatori per programmatori, è stato progettato per essere, per avere tante caratteristiche positive, affidabile, portabile. Queste caratteristiche fanno comodo anche agli utenti. E quindi in vario modo sono state messe delle sovrastrutture per renderlo user friendly. Oggi è almeno tanto user friendly quanto i sistemi operativi progettati da commercianti per utenti. Questo è da programmatore per programmatore. Non dimentichiamoci che dietro la faccia anche dei sistemi di compagno utente riconosciute come quelle più fancy, quelle più anche se più chiuse per gli utenti, parlo di macOS, cioè Unix. A noi c'è Unix. Quindi i telefonini e tutti gli strumenti così. E come vi dicevo, anche dietro tanti sistemi embedded, set-top box e tanti apparecchi che abbiamo per casa. La shell, si chiama shell perché è la strato più esterno, shell conchiglia come il simbolo del distributore di carburante, è la parte più esterna, quella che consente il dialogo con l'utente. Cosa importantissima, la shell è un programma come tutti gli altri. La shell non è un programma speciale, non ha delle interazioni con kernel strane che un utente non potrebbe avere. Se non vuole, chiunque può scriversi una shell alternativa. Perché la shell è per il sistema un processo come tutti gli altri. Vabbè, la sintassi tipica riconosciuta da una grande percentuale, ma ovviamente come tutte le regole c'è chi la viola, è quella di avere il verbo, tutti i complementi tranne il complemento oggetto che è l'ultimo, per dire in forma grammaticale. Cosa volete fare? Se lo volete fare così scusate tutti giù, e su cosa devo fare? Cosa dovete fare? A chi? A quale file? A quale strutture? Le opzioni generalmente cominciano con meno o meno meno. Praticamente le opzioni cominciavano con meno, ls meno l. Poi i comandi sono diventati tanti e spesso non è più facile ricordare tutte le opzioni di comandi, è più facile ricordare una parola di senso compiuto che dica qualcosa. Quindi sono state necessarie anche le opzioni lunghe, intere parole, per mettere parole normalmente occorre mettere meno meno. Quindi secondo me anche ls, se fate ls meno meno long, anche
questa più scomoda, più lunga da scrivere, corrisponde all'LS-N. Esistono i comandi, vabbè, questi sono i tasti tipicamente di controllo della shell. Sono, tranne il control D che non sono certo, sì, anche il control D, gli altri volendo sono riassegnabili, quindi se volete cambiare il tasto per fare fine file o per fare sedit, potete assegnare control F5 per fare control C, è ovvio che diventa scomodo. Cos'è comando per una shell? Quindi quali sono le istruzioni della shell? Possono essere dei comandi di routine, alcuni comandi sono proprio interni alla shell. Alcuni possono essere altri script, oppure possono essere eseguibili, compilati e quindi veri file eseguibili. La shell, tra l'altro, non riconosce fra questi e quelli, perché semplicemente è l'exec che lancia ciò che c'è da lanciare. Vabbè, man lo conoscete, man, adesso andiamo veloci perché fermatemi quando c'è qualcosa che non è chiaro, perché tendo ad andare molto tranquillo, perché è una panoramica per sedimentare, uniformare la conoscenza, ma sono cose che dovreste conoscere già. Se non le conoscete, fermatemi, perché vuol dire che c'è qualcosa, come si dice a Bologna, che tocca. Ok, file system ha tanti significati, bisogna stare attenti quando parliamo di file system. Con file system intendiamo il file system di Unix, cioè l'unica struttura d'albero che fa la radice in cui se avete dei unità che sapete più unità che c'è un unico albero. Se nel nostro sistema questo albero è formato dai dati presenti su più unità, il concetto è quello di mounting. La struttura dati anch'essa d'albero presente nella sottunità viene montata, cioè viene posta in un punto del file system globale e ha come radice un nodo della struttura preesistente. Ok, sono riuscito a trovare una forma in italiano per dire le cose. Quindi, primo significato, l'intero albero. Secondo significato, appunto, il sottoalbero. Il file system di questa, presente in questa chiavetta, è sottoalbero. È attaccato al file system nel significato primo, quando fate il mount. Terzo significato, la struttura dati. Adesso entro proprio, corrisponde a ciò che diremo un attimo lì. Questo file system è FAT, è X2, è Riser, è... Quindi, nominato come file system, in realtà la metodologia di memorizzazione dei dati, il metodo tra la vostra visione directory e file e ciò che c'è fisicamente sulla chiavetta, sul file system. I file system sono organizzati ad albero o quasi, perché in Unix è ammessa il link fra foglie, solo fra foglie, o meglio, in realtà il kernel vi ammette come root, solo come root, di fare i directory, ma al di là di casi disperati non fatelo, perché potete generare dei guai. Per esempio, se fate il link fisico di una directory con una cosa di sopra, genererà un bellissimo loop.
Questa è la gerarchia standard, avete ben spinner, normalmente questi sono le directory di primo livello, esiste una directory user, user, che sta per user, che contiene a sua volta bin lib. Vi ricordate, ve l'ho già detto, qual è la differenza tra i dati contenuti in bin e quelli che vengono contenuti in user bin? Quelli in bin sono quelli utili al primo avvio del sistema operativo, mentre quelli in user bin sono dopo che il sistema si è avviato. Esatto, signora Longari. La in bin stanno gli eseguibili necessari per partire. Perché la parte di user potrebbe anche essere condivisa tra tante macchine. Quindi nella parte root serve la parte non user, cioè al primo livello, nelle lettere al primo livello stanno le cose che sono specifiche della macchina. Per esempio sta la directory, come ha detto giustamente il collega vostro, che contiene gli eseguibili e le librerie necessarie per partire, con questo si può non per attivare il sistema. Stanno i device, ogni macchina ha i suoi device, non può condividere. Tra l'altro, chi mi dice cos'è il Debo? Non l'avete mai sentito? Mentre una volta Dev era compilato a mano, cioè c'erano delle scritte che andavano a mettere i vari device all'interno di Dev, adesso esiste UDev. UDev fa in modo che Dev sia un sistema virtuale, e quando voi mettete una chiavetta vi compare il device, che so, SDP, SDP1, ma nessuno ha più comando. E perché? Perché mi dice, guarda, questo file e me ne mette. Questo tra l'altro consente, una volta c'era la caccia al numero di device, cioè quando uno aveva un nuovo device, ha fatto l'incontro alla comunità, andava a registrare un nuovo device, mi deve dare un numero, perché sennò se io prendo come ho il 10233 è mio, il capo è mio, ho quello, e un altro decide di prendere il 10233 per una webcam, se uno vuole usare il capo è mio e webcam non funziona assieme, perché tutti e due prendono di essere lo stesso dispositivo. Invece adesso con il Dev è possibile anche avere i numeri di device dinamici. Quindi se adesso KPU ho chiesto che mi mantenga il numero ufficiale perché voglio farlo funzionare su un metodo che non posso permettersi di usare. Però se avete la tipica webcam non viene assegnato il numero a quello Mac, a quel tipo. Quando si collega il kernel cerca un numero libero e lo segna, lo dice il kernel che dice va video 1 a quel numero lì, tanto a voi il programma non avete niente se si chiama 10.133 o 20.466, se avete un sistema moderno sempre hanno allargato il 256, il numero minore non mi importa niente, l'importante è che quando partite Dev video 1 parli con la telecamera. Okay. Quindi Dev e PC ovviamente non può essere condiviso perché c'è il diritto stesso della macchina. Barra etc barra hostname contiene il nome della macchina. Tra l'altro, barra etc barra etc contiene la tabella del persistent. E se avete anche 100 macchine con gli stessi listi, per evitare qua, ormai non si nomina più nel MTC per setup il device, ma si nomina
una chiave, ma quello è lì del disco, in modo che se anche si montano come caratteristiche e per qualche motivo prendono nomi di device diversi, quello che volevate sporre perché inizia tutto male, ok? E così via. L'IM proc è un qualsiasi virtuale che in realtà mi fa accedere alla struttura dati del kernel. Tempo. User abbiamo questo, user source contiene i sorgenti, user local, cosa contiene user local? Non mettete nulla in user local, voi dovreste metterlo. Per non incasinare le distribuzioni, tutte le directory user bin, bin, user bin, user bin e così via sono gestite dalla distribuzione. Quindi se andate a cambiare file bin, potete domani avere file quando la distribuzione vuole aggiornare qualcosa, non trova le carte da posto, non trova i file al loro posto. Tutto tranne local. Local sono le cose che potete mettere voi. Quindi c'è user local bin, user local lib, user local include. Sono le cose fuori distribuzione. E quindi se volete fare, ovviamente se volete fare tutto, volete fare un sistema non usando le istruzioni, mettendo voi il pezzo perfetto, siete liberissimi di fare. Ma molto spesso quello che succede è che volete un sistema da distribuzione che volete sperimentare, che ne so, invece di prendere un pacchetto da distribuzione, quello che volete modificare come fare voi perché avete un'idea, lo andate a installare su vari user local in modo da non avere collisioni con la distribuzione. Ok, non vi sto a dire punto punto che gira di qua, gira di là, questo l'abbiamo un po' chiacchierato adesso. Vi do 3 secondi per leggere il lucido. Alzi la mano chi non capisce qualcosa. 1, 2, 3, via. LS serve per avere la lista. I dati che vedete sono in gran parte contenuti nell'inode, che e l'inode lo impareremo la settimana prossima nei file system. E poi Unix la struttura dati mi contiene i dati del file, tutti tranne il nome che è nella directory. Quindi se volete tutti i dati prima fino a 0012 sono dati dell'inode, il nome no, che è nella directory. Ogni file ha un utente, ha un gruppo, lo user ID, il gruppo ID l'avete visto dalle system call, sono l'identificativo dell'utente del gruppo. Potete avere anche cioè da quello potete risalire username e group name. Vi ricordo, stanno nei file tc password qui e tc group nelle macchine singole. Quando avete macchine cluster, le stesse informazioni si ritornano con getent password qui, getent group. A quel punto potete avere dietro meccanismi di condivisione di questa informazione. Uno storico è quello che vedete che anche lì, che la SAN aveva chiamato un pagine gialle con una similitudine agli eventi del prezzo, no? Se voi chiamate qualcosa pagine gialle, che cosa succede? Chiedono le società telefoniche, dicono un nome mio, non puoi chiamarlo pagine gialle. Infatti quello che si chiama, l'hanno rinominato Network Information Service, NIS. Ma questo è vecchio modo di fare cose, il nuovo si chiama ISO,
ISO per l'International Standard Organization X500 che come diciamo protocollo tratto si chiama LDAP. E lo mettono fuori con tanti nomi diversi, per esempio quello che qualcuno chiama Active Directory non è altro che il servizio LDAP con qualche trucchetto per renderlo più compatibile e più poco nel resto del mondo, che è proprio quello che vorrebbe uno standard internazionale come ISO, no? È proprio nello spirito della norma. Chown serve per cambiare l'utente di un file, forse questo lo usate poco come utenti perché è riservato a root chown, ma l'abbiamo visto anche come system call. Groups, ecco, vi consente di ottenere l'elenco dei gruppi a quale appartenete. Il mio gruppo, lo sapete, per vi apre una shell nella quale appartenete a un nuovo gruppo, cioè voi quando create i file vengono creati con voi come proprietari del file, normalmente il vostro gruppo dove siete solo voi come gruppo. Comunque all'atto del login il gruppo da usare quando fate login è scritto nelle principali gruppi. A quel punto le cose cambiano in due casi distinti. Uno è se la directory dove state lavorando al servizio del mio, come le vostre directory di lavoro, quelle di consegna dei lavori. Oppure voi volontariamente dite io appartengo a 10 gruppi, ora decido che da ora in poi voglio i file che vengono creati sempre come utente, devo essere io l'utente proprietario, ma il gruppo di comunità da ora in poi non lo faccio, io gruppo questo gruppo e da lì in poi la scelta che si apre avrà come utente voi, ma come gruppo un altro il gruppo che avete messo di campo al comando. CH group cambia la proprietà ai file. Ma andiamo, vabbè, questo vedete anche qui 3 secondi perché l'abbiamo già visto in tutte le salse, RWX. Anche questo esiste lo user ID e il gruppo ID reale e quello effettivo quando ci sono i set user ID. Quali permessi vengono utilizzati? Se lo user ID effettivo corrisponde a quello del possessore del file, si applicano le user. Se il gruppo ID effettivo corrisponde a quello del file, si applicano le group permission. Oppure, se la persona appartiene se il gruppo di appartenenza del file è uno dei quali all'utente appartiene, voi appartenete a LSO, non so cosa, audio e così via. Se il file appartiene a uno dei gruppi di cui voi fate parte, si applicano group, altrimenti si applicano altro. Vedremo nel capitolo relativo alla sicurezza che adesso sono stati messi anche dei meccanismi più evoluti, che si chiamano access control list, per avere una determinazione dei permessi al file molto più precisa. Tizio può fare questo, Caio può fare quell'altro, ma gli appartenenti a quel gruppo possono fare questo e quello. Potete fare una lista di tanti utenti o gruppi e che cosa possono fare. Questo serve per cambiare il modo. Potete combinare user group ASA più o meno che cosa volete fare. L'unica cosa degna di nota è la X grande, che la X grande, se è una directory mette la X, se non è una directory
non la mette, se ricordo bene. Dove c'è scritto? Vedete, inoltre aggiunge il diritto di esecuzione per le directory. Il modo più comune è di mettere i permessi in ottale, perché è molto pratico, veloce. E non, pensate, uno deve mettere 755, dovrebbe scrivere U più R W G più, no, U più R W X, G più R X, O più R X. Ora che ha finito di scrivere è molto più pratico 755. Questi sono comandi che conoscete. Qual è la differenza fra DF e DU? Che DF lavora sulle partizioni, DU sulle directory o sui file. Dove prende i dati DF? Avete mai trovato comandi DF e DU? Se provate a fare più, che ne so, più meno S di una directory con tanti file, ci mette un certo tempo a completare la situazione, perché veramente fa la situazione di tutto l'albero e somma non funziona. DF no, DF si applica le partizioni e legge un disco nelle sue, ha la sua tabella dello spazio libero e dello spazio occupato, quindi legge direttamente la tabella della partizione per dire quanto spazio libero e quanto è spazio occupato. Quindi DF è velocissimo, però vi dà lo spazio libero e occupato della partizione. E anche utile per un'altra cosa, io lo uso spesso perché se voi date df con un file vi fa vedere lo spazio libero e occupato nella partizione dove è il file. Spesso non mi interessa nulla sapere lo spazio libero occupato, ma così scopro immediatamente in quale partizione è quel file, se non so se quel file sia su una partizione o sull'altra. Ok, quindi lo uso spesso in questo modo. Vabbè, questo lo sapete già. Voi fermatemi sempre se vedete qualcosa. Prego. Cosa fa? Direi che è zero, perché in realtà quei file, proviamo, se si pianta tutto facciamo la segnalazione di un bug. Vabbè, vedi? Vabbè, alcune fa vedere anche le altre, ma mi dà tutti zero, perché non esistono quei file, non hanno occupazione. Quelli ovviamente perché sono utente normale e i file, anche in bar approccio le informazioni sensibili sono protette. Come cavolo si chiama? Quando facciamo pausa vi devo dare un'informazione importante sulla privacy. Allora, vabbè, questo è senza parole. Avete in mente quando ci sono attributi dei processi? Vi dicevo, quando
come si chiama quella televisione, Euronews, che ogni tanto fa senza parole, solo filmati dal mondo senza niente. Gestione dei processi. Piedi è il numero di processo, piedi è il numero del processo genitore. NICE, l'abbiamo visto, la priorità. TTY, il terminal device. Se avete un processo, ecco una cosa che non abbiamo visto. Se abbiamo un processo collegato a un che abbiamo iniziato un device, se per caso, anche se è più grande, se per caso deve segnalare un errore, scrive su standard error, ma non abbiamo visto come si lancia il daemon. Se voi lanciate un daemon da terminale, non è che ne so, conoscete Postfix, è un trasportatore, quelli che si stanno alla borsa, lo lanciate, oppure fate lo scritto barra input di Postfix start o restart, mica deve mandare gli errori su quel terminale, perché è una cosa del sistema che è partita. Come si fa? Intanto potrebbe neanche essere un processo figlio di quello. Allora, vanno fatte alcune operazioni, tra cui quello di staccarlo dal padre e farlo diventare, ma questo l'abbiamo già visto come si fa. Basta solo, invece di lanciare direttamente l'eseguibile fa fork e poi il processo genitore viene terminato, così si trova diventa un processo open che viene ereditato da init. E in più bisogna cambiargli, staccarlo da chi tu vuoi. Comunque, esiste una funzione di libreria interessante che tutti usiamo perché è praticissima, che fa questo per noi. Come si chiama? Daemon? Sì, è questa. Questa è fa quelle due sono due flag, se volete che vada in root e se volete che richiuda tutti i file standard. Con questo, dopo che avete chiamato questa funzione, in realtà voi la chiamate, quando l'avete chiamata siete un processo, dopo che l'avete chiamata siete un altro processo, perché ha fatto il gioco della fork, uccidere il padre e rimane il figlio. Però non importa, voi volete fare un demone, scrivete io e avete fatto un demone. Ok? Va bene, queste sono le informazioni. Tutte queste informazioni le recuperate con PS, che è print status. Anche questo ha varie parametri. Non so perché non ha messo il meno. PS, X, PS, sono quei comandi che si danno distinto. C'è il meno o non c'è il meno nel PS? Secondo me l'hanno messi tutte e due. PS meno AX, sì, accetta anche PS AX, sì. Inizialmente non ce l'aveva, non aveva il meno, però l'hanno aggiunto per quindi consente a tutte e due le sintassi per essere coerente. Potete avere le informazioni sui processi in corso in vario modo. Cosa sono questi processi tra parentesi quadra? Cosa sono? Ho sentito parlare ma non ho sentito nome. Chi è che ha detto qualcosa? Nessuno? Invento le... Ho le allucinazioni visive? Sono thread del kernel queste sono processi
thread che vengono lanciati internamente a kernel. Nice per cambiare la priorità. Nice al lato dell'esecuzione. Renice cambia la priorità di un processo in esecuzione. Ovviamente ognuno cambia la priorità dei propri. Kill manda un segnale a un processo. Va bene. Facciamo che andiamo su cose più questo è una desincronizzazione, ma noi non ci lasceremo condizionare su questo. Ecco, questa è la storia delle shell, la storia che va verso l'alto. Dalla shell originaria si sono divise due scuole di pensiero, la born shell e la C-shell. La C-shell nasce a Berkeley e ha la caratteristica di avere una sintassi molto più simile al linguaggio di programmazione C, è per quello che si chiama C-shell. Poi nascono esigenze di servizi per rendere più agevole l'utilizzo della shell, Stack Directory completamente automatico dei comandi, tante belle funzioni, history, perché né la born shell né la C-shell originaria avevano funzioni di history. Quindi la born shell evolve nella corn shell e infine nella born again shell, come se fosse rinata, toccando quelle parole. È quella che oggi è più utilizzata perché ha avuto le simpatie della maggiore quantità di persone all'interno di Linux. La C-shell ha avuto come successore la T-C-shell. Quale usare? Quella che volete. Ovviamente tutte queste esistono, ne esistono altre ancora. Adesso c'è, infatti, nell'aggiornamento di una macchina, nell'aggiornamento della mia macchina in Inghilterra, si è fatto una macchina virtuale in Inghilterra pochi giorni fa, per vedere molto diverse colazioni, mi ha voluto installare la test, che non serve per lavare di bianco non si può, ma è una shell molto stringata, minimale, con poche funzionalità interattive. E perché Debian sta pensando di usare questa shell al posto della bash per tutti gli script del sistema che non hanno bisogno di hist e di cose interattive, ma serve che siano una shell efficiente per fare quel tipo di cose. Quindi c'è dash. Noi in questa trattazione parleremo principalmente, il punto di riferimento sarà bash, ma dove ci saranno differenze sintattiche con C-shell o T-C-shell si vedrà. Poi voi usate quella che volete. No. Sì. Esistono delle divisioni standard per la scrittura di shell? C'è una sorta di IDE per la shell? Ma le shell si scrivono con un editor, quindi non è strano che usare un programma per scrivere shell. Potrebbero esserci degli strumenti di facilitazione per scrivere shell, tipo degli editor codificati. Da qualche parte in Emacs c'è qualcosa che può fare quello, in Emacs c'è qualcosa che fa tutto. Emacs è uno stile di vita, non è un programma. In Emacs usando solo Venture potete leggere la posta, leggere le news, avere aiuti sintattici, soprattutto in modo di programmazione, completamento automatico e bilanciamento automatico di XML, LaTeX. Non ne ho mai usati.
se non esiste e vedete la necessità, c'è solo una cosa da fare: farlo. Allora, quando avete un account, vi viene selezionata una shell, voi potete cambiarvi la shell. Ora, piccolo consiglio tecnico, state attenti a dare quel comando. Il modo migliore per non riuscire più a usare il proprio account e dover chiedere a un amministratore di ripristinarlo è fare quel comando specificando una shell che non esiste. A quel punto, quando tentate di entrare nel sistema, vi dice non ho la shell, arrivederci. Ok, dollaro shell è la variabile d'ambiente che contiene la shell che state utilizzando. Va bene, questo è il sommario. Comandi built-in. Perché ci sono dei comandi built-in? Talvolta per efficienza, talvolta perché non si può fare altrimenti. Per efficienza, ad esempio, del comando echo. Se voi fate echo ciao, la risposta è ciao. Echo non fa altro che fare l'echo dei comandi. Viene usato come comando di output, come TG, volete mettere in output qualcosa, usate echo. Semplicemente nello script la variabile preponente, anteponente dollaro, e se avete dollaro qualcosa al posto dello stringa, può fare il valore della variabile che ha quel nome. Ora, è vero che esiste il comando echo, ma vuol dire per ogni stampa dover fare una fork, un exec, caricare un'applicazione. E quindi hanno deciso, mettiamo un echo anche dentro una shell, in modo che, siccome viene usato spesso come output, non stiamo a perdere tempo a caricare il programma. CD, change directory, non esiste neanche bin/cd o cose simili, perché sarebbe assurdo. Sarebbe come cambiare il valore di una variabile passata per valore all'interno di una funzione. Quando tornate indietro, il valore è quello di prima. Così, se voi fate un altro processo, quell'altro processo fa un cambio di directory, cambia la directory del processo figlio, non del padre. Quindi non avrebbe senso. Quindi l'unico modo è che il comando cd sia eseguito internamente dalla shell, perché deve cambiare la directory corrente della shell stessa. Meta caratteri. Maggiore, minore servono per ridirigere l'output in append mode, maggiore e minore l'input. Pipe serve per fare in modo che lo standard output di un comando diventi standard input del successivo. Secondo me abbiamo dei lucidi specifici per questo, ecco. Nei prossimi. Sì, vabbè, l'idea di filtro è che ogni processo ha tre file standard: standard input, standard out, standard error. Potete legarli o slegarli da vari file. L'output, append mode, input. Così mettete standard output, standard error, questa, mentre Q4 non sono sintassi di tutte le shell, questa è solo di sh e bash, o k. Per C shell dovete scrivere 2 maggiore per lo standard output, cambia la sintassi della ridirezione dello standard output, dello standard error, 2 è appunto lo standard error. Thank you.
la pipe fa la catena di montaggio. Ricordatevi che se fate pipe, lo standard error ha sempre una strada diversa, cioè non entra nella pipe. Questo perché le segnalazioni di errore dei comandi non vengano miscelate nel flusso dei dati e quindi scompaiono. Purtroppo esistono due concetti diversi per gestire insiemi di stringhe. In fondo, se ci pensate, mettere una wildcard, cioè mettere, scrivere ls, che ne so, asterisco, significa identificare l'insieme delle stringhe che cominciano con A. In Unix esistono due forme diverse. Una è quella delle wildcard della shell, e poi esistono per alcuni comandi le vere regular expression. Le regular expression penso che le abbiate studiate, dove con gli autori stati finiti facendo vedere che c'è un'equivalenza tra gli insiemi che si possono rappresentare tramite regular expression e gli insiemi che una FSA, che è una macchina stati finiti, può riconoscere. Quelle lì, per intenderci, anzi, con estensioni che le rendono ancora più simili a un automa push-down. Perché una cosa da ricordare sempre è che gli automi stati finiti non hanno memoria, se non lo stato, mentre invece queste macchine, vedremo, possono avere anche un po' di memoria. Quindi queste non sono le regular expression. La shell nei suoi comandi accetta queste wildcard, asterisco per far match qualsiasi stringa, punto interrogativo un carattere solo, oppure potete mettere fra parentesi quadre il match dei caratteri inseriti. Se mettete un carattere meno un altro vuol dire il range. Se volete che fra i caratteri inseriti ci sia anche il carattere meno, dovete metterlo come primo o come ultimo. Apici. Gli apici ce ne sono di tre tipi nella shell. Ci sono gli apici semplici, gli apici doppi e gli apici rovesciati. Qui stiamo parlando degli apici rovesciati. Se avete la tastiera americana, sono vicino alla tilde, direi sotto la tilde. Se avete la tastiera italiana, c'è la quarta parte. La tastiera italiana non può essere rovesciata. Cioè, non si può la combinazione di tasti. Sì, dopo aver fatto quello potete suonare la musica da lei. Ok. Vi consiglio di, è molto più comodo per programmare usare la tastiera americana, abituale che fa la tastiera americana, ma fa la tastiera americana qualsiasi tastiera abbiate sotto, perché lì ci sono tutti i tasti che servono. La tastiera rovesciata è il tasto T della tastiera, il tasto T del maiuscolo della tastiera. Sì. Una cosa che molti mi invidiano in Italia è avere l'N900 con la tastiera americana, in modo che anche lì si può direttamente. Comunque, per tenere i collegamenti dall'ospedale, avevo solo l'N900, la tastiera mia è un po' proiettivo. Ok, allora. L'apice rovesciato, questa impresa impossibile, dovrebbe per fare la common substitution. Significa quello che c'è tra apice rovesciato viene eseguito e l'output usato nel comando. Quindi il comando risultante sarà equivalente al comando che uno avrebbe potuto dare
mettendo a posto della parte dentro apice delle chat l'output del comando nel contenuto. Per esempio, ecco dato odierna due punti date, viene eseguito il comando date al posto della parte dentro gli apici rovesciati, con gli apici rovesciati viene sostituito l'output del comando date. Quindi il comando che andrà ad essere eseguito è dato odierna due punti e l'output del comando date. Ecco utenti collegati who pipe workout dash L who vi fa vedere che, quali sono gli utenti collegati. WSafe significa workout, può contare sia il numero di parole, il numero di caratteri, il numero di linee. Quindi se dati solo il numero di linee e il risultato vi dà quanti utenti sono collegati. Ecco, un uso un po' più sensato, gli altri dovete fare un backup, quello potrebbe essere un comando che compare in un Chrome, cioè una di quelle attività temporizzate in classifica. Di notte alle 3 del mattino nacque il comando. E il risultato è che, vedete, TAR, lo conoscete, sembra che faccio un TAR per consegnare le cose. Tardo, ZCWF vuol dire fai un file, fai in modo nervoso, crea un file e fai in modalità complessa. E tutto il contenuto di SRC lo metti in SRC date, significa che comporrà il nome del file, includendo il nome del file anche la data. Quindi domani farà la stessa ora e farà la stessa cosa. Non andrà solo a scrivere il file di oggi, perché il file di domani si chiamerà in modo diverso. Tra l'altro, più che farlo così, date anche la possibilità di dire dammi solo la data, non mettere spazi. Ok. Comunque l'idea è quella. Sequenza, voi potete separare i comandi con punti e virgola. Invece molto più interessanti sono questi. Potete mettere nei comandi AND e OR, che non hanno tanto la loro valenza logica quanto valgono per la cortocircuitazione degli AND e degli OR. Poi nei linguaggi di programmazione si parla di cortocircuitazione quando la valutazione è interrotta quando si è certi del valore booleano finale. Quindi se avete un end, una catena di end, il primo zero in cui inciampate avete già il valore finale, perché qualsiasi cosa succeda dopo il valore finale è zero. Viceversa, se avete degli OR, il primo 1 che incontrate e bloccate, perché qualsiasi cosa succeda dopo il valore finale sarà 1. Quindi, pensando a questo, vedete dal primo comando gcproc.c and a.out. Cosa significa? Se il primo programma ha successo, 1, allora completiamo, perché ancora diventa fase seconda, quindi completiamo. Se il primo comando non ha successo, il secondo non viene eseguito. Ed è logico, io faccio una compilazione. Se la compilazione non ha avuto successo, è inutile andare a eseguire a punto. Il duale nel secondo che fa eco compilazione fallita. In molti script troverete delle cose, negli script vedremo si possono anche fare delle funzioni. Esiste una scuola di pensiero che mette una funzione di terminazione per errore che chiama die. Quindi troverete un sacco di script nello script, ho fatto un po' di parole, che dice un comando or die, l'altro comando or die. E funziona, perché se il comando fallisce, entra in funzione la seconda parte, te lo manda all'altro di terminazione. Un po' come lo stringiamo, ci accorti, no?
visto che sei 150 anni. Raggruppamenti, la differenza tra i due comandi è che nel primo solo l'output del PWD, print working directory, va nel file. Il secondo crea una sottoshell, alcune shell sono in grado di crearla solo logicamente, non fanno veramente fuori di un processo, ma logicamente è come se fosse una sottoshell che esegue i comandi tra parentesi, e quindi tutti i comandi tra parentesi sono ridiretti sul file. Quindi nel secondo caso l'output di tutti e tre è ridiretto. Un'altra cosa, un altro caso in cui spesso uso le parentesi, ho una elaborazione da fare, la devo fare nella directory X e la voglio mandare in background. Se io apro la parentesi, scrivo cd, vado nell'altra directory, lancio il comando, chiuso parentesi background, siccome il cd è nella sottoshell, io non ho cambiato directory, ho cambiato directory solo per quel comando che ho messo in background. Ok? Quindi è molto comodo per fare questo tipo di cose. Volete dare un comando, ma solo per quel comando volete essere in un'altra directory, mette troppo a parentesi. Perché potete così anche una sottoshell, logicamente. Background appunto va bene, non c'è tanto da dire. Ecco, differenza fra apice semplice e apice doppio. L'apice semplice nella shell è il quote assoluto. Se mettete apice semplice, tutto ciò che c'è dentro viene interpretato in maniera letterale. Quindi, questo scritto, come quello in basso, my name is solar, che in case lì ci voleva l'apice rovesciato, dentro l'apice rovesciato, vi scriverà il secondo my name is dollar name, perché l'apice semplice non sostituisce niente, e invece se avete l'apice doppio viene considerato un'unica stringa, ma la sostituzione di variabile e di comando ha luogo anche dentro la stringa. Di solito si usa l'apice semplice se avete delle stringhe che devono apparire come tali, cioè così come sono, e volete essere sicuri che non vengano interpretate le cose. Per esempio, l'errore tipico, noi abbiamo il simbolo dell'euro che quindi non si va a confondere, ma capita spesso che volete parlare di una cosa in dollari in uno script e non probabilmente il dollaro si frega, perché il dollaro fa diventare ciò che segue il nome di una variabile. Siamo nel mezzo del cammino di nostra lezione, la lezione è lunga, vi dico una cosa prima che mi è venuta in mente, prima di... Voi sapete cos'è il registro delle opposizioni? Non è una cosa politica, perché se fosse una cosa politica sarebbero solo litigare. Il registro delle opposizioni, il registro delle opposizioni punti P, è una cosa di cui dovevano parlare ampiamente, invece è sotto silenzio. È quel registro dove potete scrivere le vostre utenze telefoniche per dire: io non voglio pubblicità al telefono, voglio che call center non mi chiamino. Quindi sarete una, se non mi scrivete in questo registro, le varie aziende di marketing possono andare a guardare dentro del telefono e dire: ti ho chiamato perché sei sul registro del telefono. D'altro poi, se il vostro numero compare in questo registro della posizione, se vi chiamo potete vederlo anche perché non potevano. Poi ci sono nuove norme, per esempio, se vi chiamo prendendo il numero dal registro
dallo scanamento del telefono e non avete realizzato disposizione del sito della produzione, l'aspetto attesa deve attendere un mese per richiamarlo. Non può richiamarlo tutti i giorni. Poi ce n'è un'altra ancora, però state attenti che se per avere la tesserina nel supermercato X rotolato avete firmato e quello avete autorizzato, quello può ancora chiamarvi. Ok? Io vi invito, come cortesia, a scrivere in questo registro i numeri delle persone anziane che le stanno vicine, perché questi call center se la prendono e tentano spesso di truffare persone anziane che quindi come fanno, perché non hanno ben chiaro quello che stanno facendo, non perché sia fatto così, ma perché sono contratti complessi e non è il loro mestiere. Ok, allora facciamo 5 minuti di pausa e ci vediamo in un momento. Devo chiedere una cosa che non riguarda la studiare del video. Lei siamo in streaming, No, la curva? No, assolutamente. Lei ha parlato del impianto di matita che ha a casa. Siccome sto facendo un robotino, tipo robotino, sa quelli che puliscono per terra, solo che volevo fare in modo che sappia anche in quale stanza si trova e in futuro magari fare anche un piccolo impianto tipo il suo. Volevo sapere due cose riguardo gli ottimi occhi che utilizzava lei. 168. Oh, dipende dove. Sì. Intanto cioè, era una domanda su ogni diciamo centralino per il gruppo d'estate ha una targa 168 e un ENC 28 jack che è la polizia di truffata di quindi qua parla di 168 russo e qui giocato input analogici come temperatura e varie cose e poi uso base 4C e qui ho delle unità che hanno degli altriga 8 adesso unità 4 base questo è il non l'ha no, 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 e di queste ce ne sono tante. Perché ho queste? Perché dovendo normale struttura io accendo e spengo sempre la luce. Praticamente questo ha un ciclo rimane in attesa di o ricevere le comandi di o return e questo per l'altro è semplicissimo. Qua sopra c'è il processore, il condensatore per quello da 100 kPa, 100 nano, che serve per evitare i disturbi di rete, la dispensa rete e basta. Il resto è via software, l'antiripasso è software qua sopra. Non
lavoro o un alimentatore, o uso di quelle, perché uso di quelle switch piccolini che così hanno un basso dissipazione, perché c'è solo un problema che bisogna portare una tensione elevata trasformatore. Questo è il punto di Dio, questo è il più classico. Poi il condensatore mette una tocco con i morti. Il link per il software.
gli schemi elettrici sono protetti da, da una firma digitale con marchio virtuale, cioè sono e ovviamente il codice deve essere protetto. Una cosa, per il, l'evento del Nico Day, io volevo sapere, lei fornirà anche il servizio di streaming per questa collezione? Non lo so, non l'avevo pensato. Perché ne stavo parlando con un mio, collega, insomma, che segue un forum e sono molto interessati a seguire l'evento anche all'esterno, cioè proprio attraverso lo streaming. Volevo sapere se lui lo seguiva. Forse avevamo qualcosa di più ufficiale del mio. Beh, era per curiosità, se no, perché sarebbe interessante. Mando una mail direttamente all'organizzazione, mi chiedono se sei previsto il servizio di streaming dell'evento. Ah, ok. Se no, se è possibile anche fornirlo direttamente, tanto basta avere un computer. Sì, cioè... Magari se anche mi può fare anche vedere lei, se senza prendersi l'impegno posso vedere come si può fare a fornire lo streaming e magari lo fornisco io. Se mi fa vedere un affitto. Nel senso, io non so come funziona il servizio che lei dà per streaming. Magari lo tirerei su volentieri. C'è bisogno di un server che abbia un indirizzo da qualche parte. Sì, è l'unica cosa che serve. Poi si chiama Icecast. Icecast. E poi sono diversi feeder. Quello che uso io si chiama Icecast 2. Ok. Icecast è il programma che usano le rate via rete. Siccome ho pensato, non è molto diverso. Perché fate invece di mettere una musichetta, metto la mia voce. Certo. E Isis è il feeder che prende dalla scheda audio, quindi dall'aula lei deve usare Isis per spedire al server. E poi il tutto momento punto al server. Quindi se configura, se guarda in giro la configurazione di Isis. Per quanto riguarda la possibilità di fare streaming, non so se c'è il diritto di proprio. Esatto. Se è una cosa che è un po' più piccolo, chiunque la può mostrare all'esterno. È ovvio, non può entrare in una casa privata o in un circolo o qualcosa che non abbia, ma un'aula universitaria, come la strada, come è un luogo, un bar, è un luogo pubblico. Quello che succede in un luogo pubblico può essere. Ok, no, perché come dovrebbero essere consigli comunali, sarebbe male, infatti. Ascolti, ma se nel caso usassi come i server statico direttamente alle macchine di laboratorio non sarebbe possibile, giusto? Perché io lo potrei fornire nel caso direttamente da casa. Il problema è che dovremmo usare una costante di Alzheimer. Ah, ok. Il problema è sto 24. Ah, ok. Non mi ricordo quando uso Icecast, probabilmente la uso bassa, se la uso alta può usare il di laboratorio. Ok, sarebbe possibile per fornire lo stesso. Se lei fa le azioni, non ci mette in mezzo la pubblicità, però l'idea di servizio di attività fatta di digitale. Ok, no, è per fornirlo, perché è un evento molto importante, magari. È un bel esercizio per la realtà. Va bene, allora contatterò anche io, magari. Sì. Grazie.
Esistono la directory corrente è proprio di ogni processo, quindi in particolare di ogni shell. Per le variabili esistono due diverse tipologie di variabili: le variabili della shell, che dovete intendere come variabili locali della shell, e le variabili d'ambiente, che vengono ereditate anche dai processi e in particolare dalle sottoshell. Quindi variabili locali vengono usate per computazioni locali, le variabili in ambiente vengono ereditate. Ce ne sono alcune che sono già predefinite, tipo $home, $path, $mail, $user. C'è una convenzione, ma non è nobile, di usare mettere maiuscole per far vedere una variabile globale. Mettere minuscolo fa vedere che la variabile è locale. Però dal punto di vista sintattico, nei nostri script li usate nello stesso modo. Se volete assegnare il valore a una variabile locale, basta scrivere il nome uguale valore. Non occorre definire la variabile. Appena assegnate un valore a una variabile, la variabile esiste. Per assumere il valore di una variabile, basta mettere $ come di una variabile. Se tentate di nominare una variabile che non esiste, la variabile semplicemente tornerà vuoto. Non vi dà il valore, vi dice vuoto. Quindi se mettete ls $ tiripicchio e guardate la variabile tiripicchio non esiste, sarà come scrivere ls senza fare. Ok, per rendere una variabile d'ambiente si usa, e lì esistono due sintassi diverse. Quella di shell, corn e bash è export. Spesso si usa export nome uguale valore. Quindi fate le due operazioni, assegnare il valore e dichiarare la variabile in ambiente non locale con un unico comando. Invece in C shell avete proprio un comando separato. Setemp nome valore. Una cosa che veramente quando lavorate in C-Shell si sbaglia sempre è che vedete che setemp nome uguale a valore, ma questa cosa si sbaglia che setemp vuole lo spazio. Pronto? Sì. Se io ho un processo che non è esporto per la variabile d'ambiente, sì. Quando muore il processo la variabile d'ambiente rimane o... È valido per se stesso e per i propri figli, non va verso i genitori. Ah, perché però una volta che muore il processo comunque la variabile. I figli che l'hanno ereditata continuano ad avere la variabile, ma non viene portata verso i genitori. Ok? Questi sono esempi
Ecco. Secondo voi qual è l'output di questo script? Uno, due, che arriva per primo, mette, devo mettere dei pulsanti un po' questo. Parola proposta. Sono tre. E lì non è che ha avuto una amnesia, lì le variabili c'erano. C'è un'altra cosa che volevo dirti su questo. Se ricordo bene, l'ho usato tempo fa. Se mettete una variabile uguale valore seguito da un comando, voi definite quella variabile d'ambiente per il comando, ma solo per il comando a fianco. Serve talvolta se volete fare. Volete eseguire un comando con delle librerie diverse, allora mettete la load library path diverso e comando a fianco, così potete andare a vedere come si comporta un comando con più librerie diverse. Scripting, veniamo alla parte più, per ora abbiamo solo fatto un po' di comandi evoluti. Come si fa a scrivere uno script? Lo scrivete con un editor e poi lo cambiate i permessi con chmod. Fine del fatto. La prima riga stabilisce quale comando utilizzare. L'abbiamo già visti questi due. Cosa succede? Prendiamo il secondo. Cosa succede se io faccio un file e come prima riga metto start back bit cut? Cosa succede quando lo lancio? Hai scatto di ogni comando di questo. E quindi? Stampa? Stampa un file. Poi avete un file che stampa il stesso. E se avete fatto il chart rank binrm? Cancella? Si autocancella. Si autocancella, cioè questo sarebbe lo script del 007.
Sì. Che si autodistrugge, no? Variabile built-in. Ecco, questo è Linux SH, sì, in CSH c'è anche un altro modo. Comunque, dollaro dollaro è il piede di questa scelta. Che mi interessa se è il piede di questa scelta? Per esempio, se la vostra scelta vuole fare un file temporaneo. Ora, sarete non certo se creare un file temporaneo, lo chiamate barra tempo, barra mio tempo, e avete due tempi che la soluzione si è terminati. Perché tutte e due chiameranno il file temporaneo, barra tempo, barra mio tempo, e uno non metterà quello scritto l'altro. Se invece lo chiamate semplicemente barra tempo, barra mio tempo, dollaro dollaro, tranquilli, quello quando lancia uno avrà come posto suffisso il numero di processo del primo, quando lo richiama l'altro il numero di processo dell'altro. Ok? Dollaro zero è come l'argute zero, il nome è stesso dello scritto. Dollaro 1, dollaro 9 sono i parametri, arguti 1, arguti 2, perché noi come un programma in C, anche uno scritto può avere i parametri. Se ne avete più di 9, nessun problema, basta mettere parentesi graffe e mettere numeri più alti di 9. Dollaro, aperte graffa 10 e così via, potete averne di più. In C shell, volendo, è proprio sintassi, ci potete avere anche dollaro arq aperta quadra 0 chiusa quadra. C shell ammette anche questo. Beh, no. Dollaro asterisco è la lista di tutti gli argomenti in command line. Con dollaro asterisco ve li dà tutti insieme. Dollaro sharp è il numero degli argomenti in command line. SH, CSH al dollaro RC, perché vuole sembrare C. Dollaro punto di domanda è il valore uscita dell'ultimo comando eseguito, quello che viene eseguito da exit, perché come sapete i comandi, i programmi hanno un valore di ritorno e la shell può adoperare per prendere decisione, per sapere se un programma ha avuto successo o no. Va bene, questo è un esempio, stampa 23, poi stampa di nuovo 23 perché ha assegnato a B il valore di A, poi assegna il risultato di echo ad A e stampa A, riassegna il risultato di LS-L e stampa il risultato di LS-L. Esempio sbagliato di script, non fate mai degli script così. Questo script ha una sola linea attiva, tutto il resto sono commenti che spiegano il mondo a partire da Adamo ed Eva. Ecco un'altra cosa poco nota che non si usa da command line. Comando minore minore. Talvolta voi avete uno script e dovete nello script lanciare un comando che ha bisogno di script. Quindi il problema è che vi occorrerebbe un altro file per dare il risultato al programma che avete lanciato. Quindi alla fine il vostro script sarebbe composto dallo script e da quest'altro file
che mi serve per dargli echo. Quello dovrebbe essere con una catena di echo mettere quello che volete come input in un file temporaneo e poi prendere il file temporaneo e dare in input al comando. Con la forma di ASOM potete fare in modo che l'input del comando sia nello script stesso. In particolare, mettete nello script l'input e poi decidete voi qual è la tag che volete usare, l'etichetta, per fare la fine dell'input. Per esempio, questo è uno script che ha due parametri che serve per, la potete chiamare appuntamento. Primo parametro è il nome della persona a cui volete mandare una mail. Il secondo parametro è l'orario a cui volete incontrare la persona. Se voi chiamate appuntamento Giovanni 20, questo manderà una lettera a Giovanni con corpo della lettera, puoi passare da me alle 20? Perché? Provate questo comando da linea di comando, main Giovanni, main si fermerebbe e vorrebbe da standard input la lettera e alla fine uno dà CTRL V e la lettera parte. Con here is document, quello che segue fino a una linea interamente composta e solamente composta dalla tag diventa l'input di questo comando. Ok? Alla fine questa echo dice ho mandato la lettera. Se mettete minore minore barra all'interno non c'è common substitution, se invece mettete minore minore potete anche all'interno eseguire dei comandi i cui output diventano parte dell'input del comando esterno. E expr serve per valutare delle espressioni. La shell non ha praticamente ha delle funzioni matematiche limitatissime, non è fatta per fare dei conti. L'altra volta avete bisogno di fare un conto. Se voi fate expr mettete un conto, un calcolo, e vi dà in output il risultato. State attenti, dovete proteggere i metacaratteri, tutti i componenti dell'espressione devono essere separati da spazio. Se volete scrivere expr 2 più 2 non potete scrivere expr 2 più 2 tutto attaccato, dovete scrivere expr 2 spazio più spazio 2. Se volete scrivere 2 per 2 dovete scrivere 2 spazio reverse slash star, perché sennò lo prende per l'asterisco, vi moltiplica che fa il corrente, spazio 2. Se siete oltre a expr, se volete fare dei conti vi piace di più la notazione polacca inversa, esiste DC che fa i conti in notazione polacca inversa. Operatori di expr, potete fare somme, sottrazioni, moltiplicazione, divisione, calcolo di moduli, confronti, operatori logici, le parentesi, attenzione ancora una volta protette, se no diventa il sottoshell. Poi potete fare, ecco, queste sono le vere regular expression, potete guardare se una stringa fa match con una regular expression, se una stringa tira fuori da una stringa una sottostringa, avere la lunghezza di una stringa e non mi ricordo, l'index dovrebbe essere quella che ha dato una lista di caratteri e vi trova dove uno di quei caratteri compare nella stringa. Qui un po' di casi. Index di key in Dunkey è 4 perché 1, 2, 3, 4.
Vabbè. Ecco, i processi quando terminano, e questo è controintuitivo, se finiscono e va tutto bene, restituiscono zero. Se è successo qualcosa, valori diversi da zero. Per gli script, perché questo abbia senso, un comando che restituisce zero negli operatori logici verrà considerato vero, mentre invece un comando che restituisce un valore non zero verrà considerato falso. È controintuitivo, ma è pratico, perché tutti i comandi, quando voi fate un programma e lo fate uscire naturalmente dal main, senza dare la di ritorno, mi restituisce zero. E sì. E in questo caso è bene che gli script intendano questo come un caso comune, un caso di successo. Anche gli script possono avere un valore di ritorno, scrivete exit il numero e lo script darà al chiamante un valore di ritorno. Vedete? Hello? Siccome hello esiste e è andato tutto bene davvero, anche la shell stessa da valore di ritorno, quindi quello lì bla bla, prova come hanno fatto e notate che vi dà 127 come exit status di questo comando che non esiste. Qui da exit 113, se è finito qua di nuovo al percento, voi digitaste eco dollaro punti di domanda, vi darebbe 113, che è il valore di uscita della shell. Per esempio, compare è un comando che confronta due file. Compare confronta anche file binari. Non vi dà un'informazione così dettagliata come if. Sarebbe solo per sapere se due file sono uguali o no. Infatti, se non sono diversi, se sono diversi, tutto quello che vedrete nella comp, se volete l'output, è guarda che i file differiscono in quel carattere, sono il primo carattere in cui differiscono, e dicono guarda che c'è almeno un carattere questo in cui sono differenti. Lì addirittura si butta l'output in dev null e lì vi fa vedere che il compare, se voi prendete un comando e state là del nulla, non avete nulla o quasi, avete il valore del ritorno. Se compare dice che sono uguali, ritorna a zero, e allora lì if dice sono identici. Se dà un valore diverso da zero, si va all'else e sono diversi, e cominciamo a vedere una struttura di controllo di una cella, la if. Notate che non ha parentesi, esiste, è obbligatorio then, e if viene terminato sempre da t, cioè if se fa contrario. Esiste una per fare confronti nelle shell, esiste un utility che si chiama un comando che si chiama test. Test ammette confronti numerici, e i confronti numerici purtroppo prendono ispirazione dalle istruzioni di confronto del FOP. Uguale, non uguale,
equal, not equal, greater, greater or equal, greater than, less or equal, less than. Quindi quelle sono uguale, diverso, maggiore uguale, maggiore, minore uguale, minore. Ci sono espressioni booleane, AND si scrive con meno A, OR con meno O, potete raggruppare espressioni, perché uguale o diverso, uguale e diverso si fanno, valgono per le stringhe. Pensateci, per gli strip è più naturale lavorare su stringhe, non di file praticamente, che non su numeri. Quindi hanno messo l'operatore più corto per le stringhe. Meno z chiede se la stringa è vuota, meno n chiede se la stringa contiene almeno un carattere, perché vuota è, intende, se ricordo bene, anche la stringa devo guardarci, la stringa che contiene solo spazio, cose del genere. Comunque guardate il manuale. Ecco, importante sono le espressioni su file. Potete domandarvi se un file esiste, se un file, se è leggibile, se è scrivibile, se esiste, se esiste non è vuoto, eccetera. Nel setto vedrete raramente il setto test, perché esiste un comando mi si è bloccata la connessione. Nessuno ha ancora scritto che non si arriva l'audio o qualcosa? LS barra user bien. Oh, in verde si vede poco. Comunque vedete quel comando barra user barra bin barra parentesi quadra aperta, è un comando che mi ha dato il suo nome, parentesi quadra aperta, è test. Quindi io posso scrivere delle cose tipo parentesi quadra aperta meno x oi barra ben barra test barra ben barra sh chiusa quadra. Ah, mi sono fregato, perché adesso questo è l'errore di quello. È 0. Ok. Negli script vedrete parentesi quadra, ma è come scrivere. Test. Anzi, devo indagare su questo, perché una volta questo e quello erano linkati assieme, erano lo stesso eseguibile, invece adesso ne ho messi due. Secondo me cambia solo che questo controlla che alla fine ci sia l'altra parentesi chiusa e quell'altro no. Però non, in molti sistemi è link allo stesso eseguibile.
Esiste anche, volendo, in molti sistemi, non dappertutto, la doppia parentesi quadra aperta, in particolare un altro comando che si chiama doppia parentesi quadra aperta, che è un test esteso. Però vi sconsiglio di utilizzarlo perché fareste degli script meno portabili. Ecco qua, c'è un argomento, si fa così: if meno n $1, allora il numero di linee è $1. Ecco qui, questo è un modo per vedere se dopo aver fatto una directory siamo veramente finiti nella directory. Questi sono gli apici rovesciati, e se non ci riesce dice che non ce l'ha fatta e segnala un errore. Ecco il costrutto di if then elif, else e alla fine fi. Tutto quello che vedete in list sono liste di comandi. In particolare lista 1, lista 3 sono comandi che vengono eseguiti. Quello che è utile è il valore di ritorno. Lista 2, lista 4, lista 5 vengono fatti, ovviamente la lista 2 se list 1 è vera, quindi 0, in caso contrario list 4 viene fatta se list 3 è vera, altrimenti se list 1 e list 3 hanno dato valori di uscita diversi da 0, quindi sono tutti e due falsi, si fa list 5. Qui c'è anche un while list, una lista di comandi do, qui vedete che fa un cut con l'Iris document dando un menu all'utente, continua nel prossimo lucido. Chiede la scelta all'utente, ecco, read è il comando che serve per leggere una variabile nella shell interno, è un comando interno, e vedete che dice if reply uguale, allora quello potrebbe essere un comando o una funzione della shell come vedremo dopo, altrimenti vedete i vari casi. Qui manca, dopo l'endif ci vorrebbe un done, perché vi ricordate che all'inizio c'era un while do done. Per fortuna ci hanno risparmiato while scritto al contrario, che non se lo sarebbe ricordato nessuno. Per il while hanno messo do done, anche perché avrebbero messo in crisi nella pronuncia un sacco di persone. Case case assomiglia allo switch del C, ma attenzione, il case del script è un case a stringhe, quindi voi avete lì un'espressione che ne restituirà qui una stringa, e a quel punto andate a vedere quale fra i pattern fa match. Il primo pattern che fa match causa la l'esecuzione della lista di comandi associati. Per finire una delle liste di comandi associati mettete il doppio punto e virgola, che dice fine di questo ramo. E non esiste, qui invece non ce l'hanno risparmiato, la fine di un case è ASAC. Non esiste il default per il linguaggio C, l'altro wise linguaggio scala,
se volete il concetto e essere comando da fare, se tutte le precedenti non sono state scelte, basta mettere l'ultima scelta asterismo, prenderà qualsiasi cosa, e se è arrivato lì vuol dire che non fa match con le cose prima. Ok, qui vedete stampa ok, va a prendere il qui sì, è completo. Qui va a prendere il primo parametro. Se il primo parametro è vuoto, dà un valore di default. Il parametro è il numero di utenti che si vuole controllare. Questo script guarda gli utenti e prende gli n e lista gli n che consumano più spazio sul disco rigido sulla home. Questo n è il primo parametro, quindi se non mettete parametri vi dà il valore di default 50. Poi controlla. Cosa dice asterisco non termale asterisco? Vuol dire che nel primo parametro c'è almeno un non numerico. Qualsiasi cosa prima, qualsiasi cosa dopo, e in mezzo ce n'è uno che non è nel range 9. Quindi se c'è almeno un non numerico, dice guarda che quello deve essere un numero, esce. Altrimenti, e qui a questo punto è un numero, o meglio, è una stringa composta da solo numerici, perché queste sono stringhe, l'assegna la variabile lines. A questo punto fa il comando new-s homestar, quindi questo fa calcola l'occupazione di tutti di tutto ciò che sta in homestar sommando, quindi non delle sottodirectory ma solo di quello che sta in homestar, fa sort. Qui vi dà un warning perché c'è una sintassi vecchia, comunque vorrebbe dire numerico in ordine inverso, io vi chiedo scusa, numerico in ordine inverso, quindi se è numerico in ordine inverso i numeri più grandi stanno all'inizio. Head meno dollaro lines, questo diventerà head meno 50 o head meno il numero che avete messo come primo parametro, e quindi vi farò vedere solo il segmento iniziale dell'output del sort. While do done, ok, while do done sai compile while, quindi esegue il comando e fa il la lista 1, 2 solo se e finché la lista 1 ha successo. Può farlo anche 0 volte. Esistono come in C i break e continue per uscire dal ciclo e per tornare al loop successivo nel ciclo. Ah, bellissimo. Questo stampa la tabella pitagorica di dimensione che ho specificato in un primo argomento per avere quella che normalmente sulla scuola mettete 10. Voi avete studiato fino a 10 le tabelline, non è che avete fino a 12, non so perché, perché l'hanno il problema dei pollici e dei piedi, le misure ci sono 12 pollici, quindi hanno delle misure a base 12, quindi devono avere a memoria anche le tabelline dell'11 e del 12. Allora
niente, se documenta da solo, prima qua a sinistra, qua a sinistra controlla, ce la farò, controlla l'argomento, poi mette x il valore 1, fa il primo ciclo esterno finché è minore o uguale di dollaro 1, poi fa il ciclo interno e vedete che fa eco x dollaro x per dollaro y con uno spazio, e poi per fare y uguale x più 1, x uguale x più 1, deve andare a scomodare x. Si scela anche una forma semplice per fare calcoli interni che è let. Io non so se c'è anche in bash. Questa non l'ho mai vista. Facciamo un gioco che andiamo a cercare negli script. Until non sarebbe nient'altro che un while con la condizione negata. Non so che scopo abbia, tra l'altro è anche naturale per il programmatore che pensa sempre in termini uguali. For, esiste il for nella shell, ma è un for su una lista di stringhe, non è il for numerico del C. Quindi for avete name una variabile, se non mettete niente si cicla tutti i parametri dello script e ovviamente fate la lista e la lista assegnerà a nome ordinatamente tutti i valori nella lista di parole. Per esempio, se volete fare un'azione per ogni file della directory corrente, potete fare una cosa del tipo for f in apice rovesciato ls apice rovesciato do, e all'interno del do done potete quei comandi vengono richiamati ripetutamente una volta per ogni file, e ogni volta la variabile $f corrisponderà al nome di un file. Quindi potete fare un comando ordinatamente per ogni file della directory corrente. Vabbè, qui vi fa vedere un po' di mondo colorato. Emacs lascia dei file di backup con il tilde in fondo. Ecco un altro modo per fare common substitution: invece che fargli mettere gli apici rovesciati, mettere il dollaro aperto fonda chiuso sopra, è come l'apice rovesciato. For file in quella roba lì, sei sicuro di voler rimuovere il file dollaro file, legge reply, se la risposta è y maiuscolo minuscolo, allora lo cancella e dice il file è stato rimosso. Allora vediamo questo. Cerca una stringa in un file binario, tipo come se fosse un grep per un file binario. Ok, parte, dice che gli argomenti devono essere 2, definisce 2 variabili che gli servono come valori costanti per mettere i valori di ritorno in caso di argomenti non sbagliati, oppure se il file non esiste. E a questo punto dice per word in ok, usa il comando strings che cerca in un file binario le string, cioè le sequenze di almeno 4 caratteri stampabili.
pipe grep dollaro 1 su quest'app cerca tutte le occorrenze di ciò che volete cercare e per ognuna delle parole che ricompare fa l'output 1 per riga delle, di ciò che è stato trovato. Vabbè, questo è un esercizietto. Se volete pensarci nel frattempo, una soluzione sarà nell'ultimo lucido di questo pacco dei lucidi. Questo è per voi, per fare una prova. SafeRM è l'RM per incerti, quelli che hanno bisogno del cestino. Cancellano per posto un pensiero e tiro fuori dal sistema e poi dal soggetto. L'idea è SafeRM fa l'effetto di cancellare un file, ma in realtà non lo cancella, lo sposta nel sistema. Se uno poi spente può fare SafeRM-R il file, viene destinato il file, oppure può fare SafeRM-L e viene listato il sistema, SafeRM-P purge e quindi svuota il sistema. Questo può essere un esempio di script utile. Problemi: gestione del file con lo stesso nome. Io faccio un file e lo chiamo Filippo, lo cancello con SafeRM, poi creo un file di nome Filippo e lo cancello. Nella stazione ci devono essere due file con lo stesso nome, e questo è un problema. Comandi built-in, avete echo, che l'abbiamo già visto, vi fa vedere un altro comando utile, tr, chiedo scusa il flickering, era chat. Allora tr tr fa la trasformazione, la sostituzione. Ad esempio quel comando lì trasforma tutti i caratteri inerenti a grande e tutta grande nei caratteri a piccolo, quindi vuol dire trasformo la maiuscola in piccolo. Forse non mi ricordo se l'ho detto più o meno, che mi chiedevo una spiegazione qui alla casa, no? Io usato spesso TR per trasformare file da sistemi operativi differenti. Uno dei problemi nei file ASCII tra sistemi operativi differenti è la codifica del fine linea. Unix storicamente utilizza il carattere 10 per dire la linea finita, il long read. Macintosh, non so se lo fa ancora nei nuovi sistemi, se è adeguato, fino a macOS 9 usava il carattere slashato, il carattere 13. MS-DOS, per mantenere per lasciare contenti tutti, come fine linea usava 13-10, per due caratteri. Quello di MS-DOS è il più storico, se volete, perché una volta avete l'esperienza di guardare il comando per avanzare il rullo, l'impeed, e il comando per far tornare in realtà il carrello, carriage e carriage, è anche il motivo per cui si chiama così queste cose. E quando si incontrava un file che ancora oggi, se si incontra un file che viene dai sistemi DOS Windows, quando lo aprite con VI vedete in fondo tutte le righe controllare e controllare le carriage e carriage in più. Con TR si può dire tutta la rete di carico totale, cioè sostituire tutti i carico totale con IMPID e si ottiene il file al pulito.
printf assomiglia alla printf del C, l'unica cosa non ha le virgole, potete guardare, è comoda per fare delle output formattati. Ok. Non so più. Read l'abbiamo già visto. Ha varie possibilità. Per esempio, mi ricordo meno P. Meno P serve per non fa vedere il prompt, meno S secret non fa vedere l'input, dovete caricare una password o qualcosa, cioè non fa vedere. Se avete una password set non usate uno script per gestirla, però se dovete ricaricare, dovete usare uno script, mettete meno S e fa come quando mettete la password, che non si vede, non fa eco di ciò che scrivete. Va bene, e quindi serve per fare input. Vabbè, questo c'è cioè una forma debole di gestione dei tipi per dichiarare una variabile di Dolly o cose del genere. Di solito non le vedo. Ecco, let fa semplici operazioni aritmetiche e questo lo fa interno alla shell, quindi rispetto a extra questo è più efficiente. Ah, è possibile anche cancellare una variabile facendo unset, quindi vi toglie la variabile, perché la variabile una volta che l'avete assegnata esiste. Se fate unset la fate sparire. Importante source. Source è il comando che inserisce in quel punto dello script un'altra lista di comandi. Quindi il comando viene eseguito nella stessa shell che sta eseguendo lo script, oppure dalla stessa shell che sta utilizzando. Per esempio, se avete uno script che vi cambia delle variabili della shell, se voi lo lasciate come script non serve a niente, sia che siano variabili in environment, sia che siano variabili non in environment, perché non vengono ripassate al genitore. Per lanciare questo script si fa con source. Caso tipico: nel vostro file tutto .bash.c, per esempio, voi avrete le vostre definizioni standard, la vostra ricerca di path, oppure i vostri alias. Se voi cambiate tutto .bash.c, quelle cose che scrivete non hanno effetto fino a quando voi non uscite le entrate. È un po' scomodo, perché magari avete 100 comandi aperti. La cosa più comoda è, dopo che avete cambiato il punto bash.rc, dire source punto bash.rc. A questo punto ve lo ricarica, ma non lo ricarica come sottoshell, che non serve a niente. È come se tutti quei comandi inseriti fossero dati alla shell corrente. Vedete, qui c'è uno script che cambia directory in root. Se lo lanciate come script rimanete dove siete, se lo lanciate come source andate in root, perché prego. È come un inline, nel senso che distribuisce a se stesso le righe dell'altro.
come un dattilografo veloce, che lei si mette a scrivere quei comandi che sono nell'altro file. True e false, true ritorna sempre a 0, false ritorna sempre 1. Type è comodo per sapere se un comando è interno o esterno. Ci sono alcune opzioni della shell, ad esempio, vabbè, cd spell, che consente di scrivere cd e riconosce come spell di cd e fa come quello di cd. Vabbè, ma queste alias invece sono molto utilizzati. Alias serve per avere, invece che script, dei nickname, dei short name per comandi di uso comune. Per esempio, vabbè, questo è per i fanatici o i chiari membranze di MS-DOS, se proprio non può fare meno del dir, mette equivalente all'LS-L. Esiste anche l'unalias. Vediamo se ce l'ho qua o ce l'ho. Ecco, per esempio io, questi sono i miei, ls-color uguale auto, perché mi piace avere l'ls colorato. Ecco, questo Firefox, meno profile manager, io ho molti profili di Firefox, e mi scosso dove scrivere tutte le volte per, se ne ho un attivo e ne voglio lanciare un altro parallelo con un profilo diverso, bisogna andare col comando lì. Allora mi sono inventato che per me Firefox P fa Firefox con la scelta del profilo. Oppure queste, siccome questo è abbastanza lungo da scrivere, L2 mi serve per stampare i listati su due colonne con un font piccolino per non sprecare troppa carta. I miei listati, il formato tipico dei miei listati, ne devo avere qua. Ero sicuro di averne. Ecco. È questo, su due colonne, numero di pagine in grande in alto, e poi lo sfoglio, così. Questo, come vedete, ho studiato un programma. Avrei studiato il programma mio perché qua mi fa per vedere di migliorarlo. E così si consuma poca carta e si riesce ad avere il messaggio. Per me questa è una forma molto comoda e leggibile. Addirittura, se proprio voglio rovinarmi, su tre colonne con il font del 5. Va bene. Questo, per esempio, per rimapparmi i server dove ho del video, dei segnali video, che li ho sulle porte 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, me li rimappo e me li rimando, invece che sto tutte le volte a dare comando. Quello mi serve per tunnel, perché ovviamente quei segnali non sono in rete, faccio il tunnel SSH e me li rimando dentro il tunnel. E questo VIT è il VI per il testo. Quando scrivo, di solito io scrivo codice C, e quindi gli stati standard del mio VI sono per scrivere codice C. Mi scorso che quando vado a capo in un testo mi inventa le cose come se fosse codice C. Allora mi sono fatto un VIT, e così mi indica anche il francese, non andare veloce, per scrivere il testo.
sono tante cose che uno può fare, ovviamente voi ne avrete di più belle e intelligenti delle mie, per fare, per avere delle funzionalità comode. History la conoscete, serve per i comandi eseguiti. Qui mancano un po' di cose. La history tipicamente viene usata con le frecce in alto, frecce basse per navigare sui comandi d'arte, però avete anche altre funzionalità, tipo punto esclamativo esclamativo dall'ultimo comando d'arte. Se mettete punto esclamativo e cominciate a scrivere un comando, va a cercare nella history il primo comando che ha il segmento iniziale uguale. Oppure se volete dare, caso tipico, avete sbagliato il comando, avete fatto un typo nel nome del comando, ma poi la lista magari una degli argomenti è corretta, volete dare un altro comando con la stessa stringa degli argomenti, basta mettere punto scavativo asterisco. Se volete riciclare l'ultimo argomento, punto scavativo dopo. Oppure volete, avete fatto con history, avete l'elenco dei comandi e volete ridare quello che compare nell'elenco al numero 123, basta dare punto esclamativo 123 e vi dà, ritorna a digitare il comando 123. Un'altra cosa, se volete dare, avete dato il comando per il file tutto, dite il comando tutto, che volete fare la stessa cosa per il file tutto, basta chiedere accento più complesso titolo, accento più complesso tutto, e vi dà lo stesso comando sostituendo titolo tutto. C'è uno stack di directory, lo stack di directory può salire temporaneamente andare in un altro directory per alcuni comandi e tornare indietro. Se invece di fare cd fate push d, voi andate nella parete e si accorge con un G. Quando fate pop D, tornate a tutto il file dentro. E questo potete verificare. Vabbè, qui fa vedere. Questi sono i file di partenza. Etc. Profile etc, bash rc sono i file di sistema che l'amministratore del sistema mette per tutti i propri utenti. Bash profile e bash rc sono file di partenza. La differenza fra i due sono che il primo è per le shell di login, il secondo è per tutte le shell, anche gli script. Potete anche avere il punto bash lookout. In un bash rc si possono mettere queste cose. Bash lookout se volete delle operazioni in uscita. Una, ovviamente bash, tutti questi file di partenza e determinazione sembrano script, ma sono ovviamente tutti eseguiti con source, non sono sotto shell, per esempio sono eseguiti dalla shell, perché servono per configurare quella shell. Cat, tac e rev sono tre utility. Cat la conoscete. Tac stampa le linee in ordine inverso. Rev stampa le linee invertite, cioè il primo, l'ultimo carattere della linea diventa il primo, ma l'ordine delle linee diventa la stessa. Find, ecco un bel tool. Find consente di navigare un sottofondo. Solitamente si usa per cercare file, e qui metti il nome.
ma non è detto che serve per scartare. Find funziona in questo modo: chiede un pattern o una lista di path e un'espressione che l'espressione comprende due categorie di oggetti. Operatori di selezione, cioè forma vado sul campo, operatori di azione. Una volta che l'ho trovato, cosa faccio? Quindi, per esempio, operatori di selezione sono meno name. Sto cercando un file che abbia quel nome. Il nome può avere anche delle wildcard. Meno perm, permessi, oppure cioè, nel lucido dopo meno type F, tipo file, meno type D è una directory, cose di questo genere. E poi potete dire che azione volete, meno print, che è anche l'azione di default, che è anche metterla. Volete semplicemente una volta che trovate questi file che mi venga visualizzata la lista. Ma più interessante, vediamo il successivo. Questi sono altri operatori di selezione. Cercami tutti i file dell'utente X, del gruppo Y, che siano stati acceduti, modificati o creati. E lì c'è una sintassi per se mettete un numero esattamente in quel giorno, poi potete mettere almeno un numero più un numero per dire dagli ultimi n giorni o prima degli ultimi n giorni, cioè prima quel giorno esatto o dopo. Operatore di azione type, quello interessante è exec. Voi potete chiedere per ogni file trovato che fa match di eseguire un comando. Dove compare aperta graffa, chiusa graffa nel comando viene sostituito il nome del file. In più potete mettere per combinare vari operatori di selezione and or not, cioè potete dire dammi il file che finisce in punto .x che non siano dell'utente domani e su questi file rinominali in qualche modo. Andiamo a vedere per esempio find.-name *c-print stampa in tutto il suo quadro corrente tutti l'elenco di tutti i file sorgenti C. Oppure find barra meno mtime meno 14 meno ls stampa l'elenco dei file che sono stati modificati negli ultimi 14 giorni. Find punto meno name punto back meno ls meno exec rm due graffe punto e virgola protetto. Quindi trova tutti i file che hanno su questo punto back, delete la lista e li cancella. Trova tutti i file che si chiamano punto .c o punto .txt e li lista. Comandi tipo find li troverete in tanti script automatici di Chrome. Per esempio, ci sono comandi che provvedono ogni tanto a guardare se sono rimasti nei file core da tanti giorni, che provvedono a eliminarli perché oggi non fanno per niente. E cose di questo genere. Un altro comando interessante è xargs. Xargs cosa fa? Prende lo standard input
e interpreta le parole dello standard input delimitate da spazi, le interpreta come parametri del comando. Quindi, ad esempio, cosa fa un comando di questo genere? Trova tutti i file che finiscono in punto C, e quindi qui vi fa vedere l'output del comando, e il file xarxcat maggiore prova, e il risultato sarà che cat riceverà come parametri questi file, di fatto li concatenerà, e tutti i file sorgenti C in tutto un intero sotto il sottoalbero verranno tutti concatenati dentro prova, perché xarx fa in modo che lo standard input diviso in parole diventi i parametri del comando. Quello cerca tutti i file Java che contengano la parola alfa, perché cerca tutti i file Java, poi per ogni file cerca alfa, meno L vi fa vedere il nome del file. E qui vediamo una particolarità: cerca tutti i file che si chiamano così, sono dei file di backup temporanei, e li cancella. Notate quel parametro meno meno non run if empty. Ci sono dei comandi come rm che, se non hanno parametri da errore, provate a dare rm nel target per dare meno numero di file. Allora, ponete che per qualche motivo non ci siano file temporanei, vi ritroverete l'rm dell'errore, potete dire xarx guarda che se è vuoto l'input non deve fare il comando. Quello dice, cerca a partire dalla directory, dalla directory corrente, tutte le directory che non hanno permesso di struttura per gli utenti gruppi, e questo lo inserirebbe. Questo va a iniziare, che fa in modo che per tutte queste venga fatto chmod ug più doppio. Quindi di fatto alla fine di questo comando tutte le directory avranno permesso di struttura per l'utente e il gruppo, perché quelle che non l'avevano vengono passate a XAR. C'è un piccolo problema tecnico che si risolve così: siccome la separazione viene fatta con gli spazi, c'è il problema che gli argomenti potrebbero contenere degli spazi. Il caso più comune è che talvolta le persone mettono gli spazi nei nomi di file. Voi fate il file vi dà il file con lo spazio. Quando lo date in pasta exact, lo vedete come due nomi di file separati. Potete dire a file di colore l'output come farebbe una programma C, cioè alla fine di ogni stringa mette lo 0 per dire che è finita la stringa. E potete dire exact di leggere l'input con il meno meno nulla alla C, dove quindi ogni parametro termina con il carattere 0. Facendo così vado d'accordo e non avete più problemi con i nomi che contengono spazi. Vabbè, qui c'è un esempio. Nel frattempo siamo arrivati ai 28. Vi ringrazio degli ultimi due minuti e consigli tecnici sono intanto quando non sapete cosa fare, cosa studiare, potete fare due cose. Vi consiglio di fare due cose: una, quella di guardare gli esercizi di parte generale che coinvolgono tutti quelli che coinvolgono memoria,
gestione risorse di quello che so fare, magari quello che fa il system nome, intanto che mettete avanti e provate a fare. Secondo, tutti gli esercizi della prova pratica che riguardano system call che potete fare, quelli C, potete cominciare a guardare quelli che riguardano il clicking, così man mano, se avete, quando chiedo avete domande, se uno degli esercizi che avete fatto delle altre situazioni, lo studiamo assieme e arrivate preparati nei bagni delle varie prove. Ok? Buon weekend a tutti. Thank you.